Buongiorno amici di Alessio. Oggi vi voglio parlare di uno spaccato della mia fanciullezza, di quel periodo che alcuni di voi sanno già, io ho vissuto in maniera feroce e violenta dentro le mura di un collegio per 5 lunghi anni, momenti quelli che hanno procurato dentro di me un vuoto che le parole, le mie semplici parole non riescono a spiegare. Naturalmente io ho scritto alcune cose, tra le quali una scrittura che non è una poesia ma un piccolo resoconto dal titolo Lui Aconeddu sarebbe il chierichetto. Il termine siciliano è molto più probante, forte, lui Aconeddu, termine che proviene da diacono, piccolo diacono. E io racconto come servivo messa durante questi momenti, chiamiamoli di carcere forzato. Scrisse lui Aconeddu con queste parole. Tant'anni sono passati, ma di ricordi l'hai un comate cadinto alla mente, accimiciati di litanii, di cantati e pure tutti di preghieri ripetuti a Cristo e a Maria, come se dici fossero accettati. Mi pare di vedermi già, solo, assettato sopra una panca di già chiesa, insieme a tanti sventurati armuzzi, un io di tanto in tanto ferriava la testa per tagliare le femminette mi sallato, che erano cosa proibita, un gran peccato. Quando la monaca m'alluzzava e mi vedia col coggio arrifugliato, mi castiava, dandomi due forti pizzicotti dalla coscia, ristandoci indalita tutta la mia pelle salarato. Da così, per levare il suo peccato, ma toccava di fare lui Aconeddu, vedi che vita, la campanetta, l'inginocchiata, e è vissuto con la tonica, abbagianato, servia lo parrino. Se lo sbagliava qualche cosa, aia, una tempolata. Lui Aconeddu aveva essere assai pulito e io tenevo una testa china di firignoccole. Ecco, mi dissero, tagliamo tutti sti boccoli. E mi desero lo ben servito. Mi ricordo pure la Madonnuzza, una statua ritinciuta messa già al lato a San Giuseppe innamorato, che tagliava un babbineggio con tenerezza. Mio mamma ricordava da Madonna con l'occhi e chianto, na madre di cui mai fatto sempre vanto. Ero un Aconeddu triste, come un orfanazzo. Ad ogni bruciata mi satavo lo pedruzzone, perché mi rivoltava la voce di un pacione. E poi corpa, vedi che t'ammazzo. Facia ancora profumo d'incenso quando dopo 5 anni ne uscì dal collegio e di zocco da patì della violenza che ora